Lasagna! Dottore, vieni qua che sei slogata mascella, parla male. No, non ho sentito le scuse perché io non ti ho offesa, cara. State male. Io non c'entro minimamente, mi dissocio completamente. Con quale delle ballerine? Con la capelli blu. Capelli blu. Eccomi. Bene. Quante persone? No, non... Beh, io sono ballerino, persone? Io lavoro qui, è vero, eh? Sì, sì, lui lavora qua, è vero, sì. È il fidanzato della proprietaria, tra l'altro. Sì, infatti, faccio anche i pive alle ragazze se c'hanno bisogno. Ecco, questo forse no, ma comunque... che cazzo dici tu? Tu ti fai un po' di c***i tuoi? Allora, quante persone? Cinque. Cinque persone. Quale prima? Abbiamo Gold, Galaxy, blu e pink. Vi consiglio Galaxy, così vi fate dei viaggi interstellari incredibili. È vero. Via latte, che c'è il latte. Galaxy. Tu? Galaxy. Ok, faccio subito amico. Il call. Ti stanno mungendo, eh? Sì, che già ho speso un sacco di soldi di amore. Ragazzi, ci state mungendo questo ragazzo. Lui vorrebbe essere munto diversamente, muovo. Però. Quanti minuti, ragazzi? 5. Ok. Dai, offro io 10, dai. Ma chi è che vomita qui? Lei. C'ha problemi molto grandi. Scusi, signorina, ti serve un po' di Gaviscon? Ok. Fatto questo. Ma. Signorina, perché stava scodinsolando? Io, Ok. Per provare in ginocchio, se quanto volete senti. Posso accompagnarvi? Certo, certo. Ma perché sei una che è abituata a star sulle ginocchia? Mi accompagno. Sì, sì. Ah, è interessante, capisce. Signora Haya, sì, siccome sì. Pure le ballerine. No, io devo... Vada. No, mi hanno chiesto di fare un privé. Sì, lo facciamo dopo. Hai visto che l'ha chiesto il signore? Ma, no, hanno chiesto... per lui no. No, hanno chiesto signore è stato. No, ha detto che voleva quello con i capelli blu. Ma no, la signorina con i capelli blu. Ragazza. La ballerina. E io posso essere tutto quello che vuoi, amore. Ah, no. Ma no, io mi voglio la tipa perché... Ma... Sì. Scusa, perché tu hai controllato io che cos'ho? La mia configurazione hardware non sei mica qual è. No, non lo voglio sapere, sincero. Salve. Tu non ti preoccupa. Vado là e faccio salve, quello che vuoi. Vuoi signora? No, vediamo la ballerina. La ballerina. Ciao, open bar. Ma siete tutti di altra sponda? Voi cercate qualcuno? Tutti? Faccio pure il bando. Sì. Dopo pure io. Allora, sto privé, per favore. Schnell, veloce, per favore. Sì, però un attimo. Non posso. Angelica, però mi fai fare brutta figura. Dai, veloce. Get sweet. Flash. Sì, meno male. Oh, ma tu parli in corsivo? Io. Parliamo tutti in corsivo, la mia. Oddio, che cazzo parlano queste? Prego, seguite. Ecco qua. Prego, entrati. Vedi, Galassia è migliore, c'è la Via Lattea. Prego. Dentro? Sì, dentro. Accomodatevi, vi mando la ballerina. Aiuto. Permesso. Sì, prego. Passa pure. Qua guardia, non entra vieni nessuno. Un attimo qua, guardia. Dimmi, Amio. Ma da voi deve venire la ballerina blu, giusto? Sì. Mick, no, è inaccettabile, non è ancora arrivata. Aspetta, no, arrivo, eh. Oh, ma Angelica! Sì? Ma di là deve andare la ballerina con i capelli blu. Sì, sta dove? Arrivando. Okay, sta andando a cambiarsi. Perfetto. Ok, sta arrivando, Teach io Week. Sono la... Si sta cambiando per voi. Bene, grazie mille. Prego, Amio. Sì. Oh, avete tutti i green pass? Se arriva Malton, fottuto. Però io non sto facendo. Io sono di guardia. Guardate, vedete? Non sta nascondendo il biribongo che si sta alzando. È di guardia. Aia, è di guardia. Perché cosa sento io? Ho sentito robe. Ho sentito qualche. Ho sentito qualcosa di strano? Oh, qualcuno si è fatto male, eh? State tutti bene, ho sentito urlare, no? A posto. Uele, psciachalblol. Ma che? C'ha l'Enchantix quella, si è trasformata. E una Winx. Scusa, ballerina, dovresti soddisfare anche le persone dietro di te, gentilmente, grazie. Non sto più capendo chi è la ballerina e chi non è ballerina. Oh, se l'inventano. Che? Oh, qualcuno sta male, eh? Esiste un urletto. No, violenza no, gentilmente. Oh, ma chi è che sta male? Non ho capito. Ci bisogna di dottori. Ditemelo se serve un dottore. Chiamo subito. Ma che cazzo? Oh, ma... scusate, ma non ho capito, ma... Sì, il tempo è finito, ragazzi. Ma come è finito? Ariel non ha ancora usufruito di servizio. Io avrei fatto continuare finché ognuno non fosse... Veramente è super bravissima. È bravissima? Mi fa piacere, allora, sei brava. Tu puoi dirlo, ma lui non ha ballato. E infatti, da con loro... ma infatti io ho provato a combattere, ma... Cammina, tu! Prego. Lasciatemi!
Dai, oh, cosa? Ma, ma allora lei che si fa sempre male, signorina? Sì, sì, è lei che si fa male. Potresti rivestire, per favore? Dottore, di qua, la signora anche sta male qui. Dottore, venga, venga qua, dottore. Scusami, per me sta male lei con Zabil. Dottore, vieni qua che si è slogata mascella, parla male. Scusami, gentilmente, signorina Angelica. E però poi ci sono i clienti che poi lasciano recensioni negative perché ballerina si è saltato due persone. Faccia lì la ballerina allora. Okay, mi devi dire, grazie. Angelica, com'è la situazione? Oddio, scusi, ma le ali dove le ha presi? Magari sono della nostra ballerina migliore del tutto locale. Le ha lasciati dentro il privé per caso? Ma mi sono... È la nostra queen comunque del locale. Si chiama Fatta Diabolina. Ma sicura? Se oddio, mi potrebbe rendere un po'. Ma non è bello rubare comunque le ali delle persone. Vabbè, io rubare, gentilmente. Ma le ha rubati davvero? Cazzo, non so io dove le ha presi. Un attimino a parlare, è meglio. No, ma perché bisogna sempre litigare? Perché? 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 Non capisco, vengono qua a rubare le cose, ma io pare ci sono delle coppione che volevano rubarci. Ma per ma bomba! Certo che le ragazze sono sempre ragazzi, porco due, sempre a litigare, sempre. Sei riuscita a darmi una spiegazione, ragazze? Io sono felice, perché sono rimasta intanto gliel'ho prestate io. No, in pratica c'era ragazza, no, che ha detto vorrei ballare anch'io per la mia ragazza o madre, non ho capito ancora quale rapporto c'è tra di loro. Ho detto, non ti preoccupare, ti vuoi ballare, ti do io un vestitino, perché ha detto, non ho vestito, capito, se no rimaneva in intimo. Ho detto, non ti preoccupa, ti do io un vestito, e gli ho dato le ali. Buon proseguimento. Anche lei comincia a scrivere in corsivo. Oh, ma che tutti è male stasera stanno, Vabbè, ragazzi, prima fatto, spero che siete contenti, visto che la ballerina ha ballato pure bene. La vostra ma non amica, tutte. Meglio se si tiene alla larga da questo locale, altrimenti chiamo la polizia, la denuncio, la portano via. Anzi, lo faccio subito. Niente, basta. A me ripeto per l'ultima volta, dopo prendo il taser in mano, ti faccio uscire. No, non serve. Allora, te mi hai offesa, mi hai maltrattata, mi hai offesa. Io non ti ho offesa, io ti ho chiesto dove hai preso le ali, mi è offesa invece, non si fanno queste cose. Ma io normale è, per, è un detto dal buco del culo, ma cioè per farti capire che non devi tenere in mano, no? Ho capito, sì, però nel senso, dove sta la competenza, scusami? Cioè, voglio dire, io ovviamente sono una cliente che vengo qui, non è che mi aspetto di un direttrice del locale dire del buco del culo. Cioè, oddio, guarda, ho sentito di peggio dalla bocca tua, perciò non guarda, sinceramente risparmiami queste poesie. Guarda, poi magari impara un attimino a costruire una frase per bene, così ti capisco cosa intendi, perché sinceramente per ora non ho capito un c***o ancora. Buon per lei. Io ti ho detto solamente che mi hai offesa e puoi anche uscire fuori dal locale oppure ti chiedere scuse, perché io non ti ho offesa. Ti ho detto che abbiamo sbagliato entrambi, cioè, non ho sentito le scuse perché io non ti ho offesa, cara, questa è la differenza. Io non ho detto che ma tu sei così, la differenza così. C'è la differenza invece c'è, Angelica, perché se te mi dici vabbè, io non credo di averti trattata mai male, potresti ripetere la parola che ho usato per offenderti. Cioè te mi hai accusata per non ti ho accusata, ho detto solamente scusami, ma l'hai rubata l'aria dal privé? Te non mi hai risposto, te sei andata via offendendomi, lo vuoi capire? Questo è il problema, cara. Ti dico una cosa, tu mi dici. Dimmi pure, anche due. Ti dico una cosa. Anche tu. Ok, perfetto, ma sono 40. Facciamo 100. Ci mancherebbe altro. Senti, lei mi ha detto, guarda, dove sono uscite queste del buco del culo? E dico, sì, del tuo buco del culo. Quindi... No, hai aggiunto altro, cara. Ah, è vero, sporco, scusami. Qualcosa di puzza, non mi ricordo. Comunque sia un'offesa. Tranquilla. Se ti chiedi scusa per questo, Giulia, veramente io non ce l'ho nulla contro di te, che sia ma, chiaro. Ma ci mancherebbe neanche, io neanche. Però semplicemente se io vengo qui e mi sento accusata di rubare le ali, cioè a prescindere da te, non mi hai fatto niente. Vabbè, però... diciamo che... Partendo dal discorso che ti ho visto entrare, molto elegante, per questo anche per me è una cosa strana che esce con delle alie, no? Dal primo, capisci sì, certo. Il mio intento? Io non posso ma ti ho detto saperne. Che gliel'ho prestati io. Sì, però dopo me l'hai detto, Aya, cioè... Guarda, Angelica, io con te non ho semplicemente niente, non ho niente. Non dovrei... Vabbè, no, sarà, giustamente se cominciamo così, poi è normale che scattano benissimo. Le fiamme. L'importante è che la situazione sia chiarita, sì. Ok? Dai, va bene. Poi la ballerina spero che vi ha fatto divertire, perché... Guarda, molto brava, io con la ballerina non è che avevo detto che sacca, però semplicemente l'ho vista come ballava, quindi ho dato un voto. Ma però ha saltato due. Vi posso dire una riflessione mia personale che viene davvero dal profondo? Certo. Proprio sincero, fino in fondo. State male, Porca troia, state male. Porca troia. È proprio scoppiata in testa, in culo, ovunque, state proprio male. Vabbè, è importante che stiamo male, perché se... No, state proprio scoppiate. Dillo senza masticare, tu. Ecco. Io sto masticando, è che quando mi innervosisco mi mangio le parole. Ok. Vi ringrazio mille, spero che siete divertiti. Spero che ti sia divertito anche tu. A voglia, proprio, per tutta la parte finale. Vabbè, parte finale è stata piuttosto divertente, dai. Sì, sì. Io avevo paura che tu ti metteresti a ballare pure tu. No, io ho detto facciamo bene niente.
Lascio perdere, io non cioè, ho detto un c***o. No, Mark entra per su no, questa io, porta. Io cosa ho detto? Io non ho detto niente. Io l'ho invitato, mi ha detto non devo fare. Esatto. Ok, ragazzi, vi lascio. Buona buon proseguimento, buona serata. Grazie. Ok. Oh, ragazzi, I'm sorry for quello che è successo. Io non c'entro minimamente. Mi dissocio completamente. E mi spiace per quello che è successo. Dipendesse da me, avrei fatto finire Privé. E molte cose sarebbero andate diversamente. Tranquillo. Sarebbe comunque la ballerina poteva fare di meglio. Ecco. Io ho detto la ballerina per me doveva finirvi Giulia. Tutti. Allora, senti, sinceramente, io con questa Angelina non ho mai avuto niente a questo Cedric. Anzi, non mi interessa assolutamente nada. Perché lei, ovviamente, ha la sua vita, io la mia. Però, giustamente, se questa si viene a permettere di oltrefare, cioè si comporta con una maniera assurda. Ah, sì, sì, per me il cliente ha sempre ragione. Ciao, impennatore, Toretto. Impenna sopra di loro, vai. Sì, è quello che va. Dai, depilati, bionda. Vai, ingroppale. Ingroppale tutte.